Marie Sklodowska-Curie nasce nel 1867 a Varsavia, dove compie i primi studi di matematica e fisica con il padre. Desidera ardentemente progredire nelle scienze, ma è un obiettivo audace per il suo tempo, quando ancora molte università, tra cui quella di Varsavia, erano precluse alle donne. Decide allora di trasferirsi a Parigi per iscriversi alla Sorbona, dove nel 1894 ottiene la laurea in matematica e fisica. Nello stesso anno incontra Pierre Curie, un giovane e brillante fisico, e lo sposa. I due coniugi scienziati diventano ben presto anche compagni di laboratorio. Un campo di ricerca che appassiona entrambi è in quegli anni quello delle radiazioni. Nel 1895 Wilhelm Röntgen aveva scoperto i raggi X e Antoine-Henri Becquerel, poco dopo, la radioattività dell'uranio. Marie e Pierre, con le loro analisi, scoprono elementi che emettono radiazioni superiori all'uranio, quello che chiameranno polonio, in onore del paese natale di Marie, e quello che chiameranno radio per la sua intensa radioattività. Nel 1903 Marie, insieme al marito e a Becquerel, vince il premio Nobel per la fisica. Una prima assoluta per una donna, a cui seguirà un secondo Nobel, questa volta individuale, per la chimica. Nel 1906 Pierre perde la vita in un incidente a soli 47 anni. Marie, dopo un periodo di depressione, decide di riprendere le sue ricerche e di subentrare al marito nella cattedra di fisica che lui ricopriva alla Sorbona. Durante la Prima Guerra Mondiale si occupa di allestire un servizio radiologico per l'esercito al fronte. Dopo la guerra fonda l'Istituto Curie e si dedica alle ricerche sugli effetti delle radiazioni. Nel 1934 Marie si ammala e muore, probabilmente a causa della lunga esposizione alle radiazioni senza adeguate protezioni. Le sue spoglie riposano al Pantheon, a Parigi, accanto a quelle del marito. Una donna tra i grandi uomini della patria francese.